Ci troviamo all'interno di un impianto che ormai sta andando per la maggiore, il padel ormai è diventato quasi uno sport nazionale, non quasi, è diventato, perché sarà sicuramente così. Siamo a Termoli e allora oggi si svolge un torneo di padel organizzato dall'Avis. Si svolge qui in Viasia, nell'impianto di Viasia, e qui abbiamo dei validi rappresentanti dell'Avis, ma anche come istruttore di questo gioco che ormai lo giocano tutti, insomma, no? Allora, cominciamo a presentare. Stiamo parlando con Palmieri Edoardo dell'Avis Comunale Santa Croce, se non che tesoriere dell'Avis provinciale. Tesoriere è un bel mestiere. Poi buonasera, Antonio Forcione, Avis Mondicilfone, presidente dell'Avis provinciale di Campobasso. Perfetto. Mentre abbiamo continua. Vediamo la presentazione. Vabbè, prendiamo poi continua. Federica Ianieri, ecco, consigliere dell'Avis provinciale. Nonché figlia dell'ex presidente della sezione Termoli, oggi vicepresidente, Mario Ianieri. E lui invece? Antonio Vecchio, istruttore di padel di questa struttura che ci ospita, il Beach Sporting Club di Viasia Termoli. Allora, questo torneo che fate qui oggi è davvero un torneo importante, ma anche per lo scopo per quale viene fatto, perché comunque ricordiamo che l'Avis è una sezione, è un'associazione che fa del volontariato, fa del proselitismo, fa anche delle cose a livello proprio sociale, umano. Quindi questa cosa sicuramente avrà anche uno scopo, sì, divulgativo in questo. Sicuramente, dopo l'estate abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione come promozione della donazione di sangue, perché è molto importante e soprattutto in questo periodo dove c'è stata una grande esigenza, quindi dobbiamo spronare non solo i donatori ma anche i nuovi, i giovani, a avvicinarsi alla donazione di sangue, perché questo è anche garanzia di uno sicuro, sano stile di vita. E di conseguenza questa manifestazione è stata fatta proprio per questo, perché il padel ormai, come dicevi tu prima, sta diventando uno sport praticato da tutti, sia dai giovani che dai meno giovani, ma è importante che grazie allo sport e alla donazione di sangue ci sia questo connubio preciso e importante per andare avanti nella vita. Beh, diciamo che lo sport in sostanza, in qualsiasi altra anche disciplina, si accomuna bene con queste situazioni, perché l'abbiamo visto anche con la pallavolo, abbiamo visto anche con il calcio, col calcetto, sì, e quant'altro. Quindi diciamo, sotto questo punto di vista siete in una botte di ferro, devo dire. Sicuramente. Quindi non... Federica, Termoli e il Molise sappiamo che in fatto di donazioni è davvero al top. Se uno va a vedere i dati e li raffronta con quelli nazionali, il rapporto è sicuramente a vantaggio nostro, perché davvero negli ultimi anni Termoli ha avuto un'esponenziale visualità che è davvero imponente. Quindi avete fatto del proselitismo a scuola, se vi siete fatti davvero gli arbitri di calcio pure, insomma praticamente non vi siete fatti mancare nulla, e quindi questo è un buon segno, no? Anche perché lo sport, come diceva Antonio, è modo per unirsi, riunirsi e condividere quelli che sono i sani stili di vita. E sì, speriamo di far sì che ci siano nuovi giovani e anche altre persone che si possano avvicinare al mondo dell'Avis, in tutte le comunali, non solo a Termoli, per tutta la nostra regione e per tutta Italia. Ah, insomma, indubbiamente, tesoriere, diciamo, questa cosa dell'Avis davvero ormai è un'impresa davvero molto molto stimata, è davvero una cosa importante che può salvare soprattutto in questo periodo anche molte vite umane, insomma. Infatti proprio questo ci sprona nel nostro volontariato, e lo scopo è quello proprio di creare volontariato per salvare vite umane e poi per stare bene proprio personalmente, sia a livello fisico che anche morale. Questo è l'importante. Ricordiamo che per essere donatori bisogna avere anche un certo rapporto fisico e di stile di vita davvero importante, perché non è che possiamo farlo tutte questa cosa. Lo faremmo volentieri se potessimo, ma siccome ci sono certi parametri da rispettare, quindi bisogna stare anche un po' tranquilli. E i parametri li fanno rispettare anche gli istruttori, perché adesso c'è lui che è l'istruttore. Spiegami un po', in poche parole, il fenomeno padel, perché è così uscito all'improvviso?
è uscito all'improvviso perché è stato agevolato dal fatto che in periodo Covid è stato uno dei primi sport uno sport da pandemia, insomma, praticabili perché non c'è contatto fisico, e oltretutto è uno sport per tutti perché riescono davvero a giocare tutti e soprattutto tutti si divertono, si fa molta comunità e lo spirito è davvero eccezionale questo sport, e quindi è questa la forza vera del padel. Ci volevo provare anch'io, ma alla fine mi hanno detto che potevo fare solo la palla in quel senso, quindi ci ho rinunciato. No, possono giocare tutti, qualsiasi età. Credo che per quanto riguarda le donazioni c'è un limite di età, qui non c'è limite di età. Fa bene a tutti e faccio un invito doppio sia a giocare a padel sia a donare sangue. Ma sai cos'è la cosa buffa? Che praticamente noi qui stiamo a ringraziare la pandemia che ci ha fatto scoprire sta cosa, insomma. Sarebbe comunque uscito fuori perché tu hai detto giustamente durante il periodo di pandemia uno si è inventato sta cosa, ha detto proviamo a fare sta cosa. Sarebbe arrivato con un annetto, certo, di ritardo, è stata soltanto accelerata l'esplosione del padel. Era una battuta stata soltanto accelerata, e ci teniamo soltanto l'ultima cosa a ringraziare Antonio e tutti gli amici dell'Avis che hanno scelto questa struttura. Noi abbiamo aderito immediatamente a questa giornata e sta andando molto bene. Indubbiamente andrà ancora meglio secondo me, perché comunque quando c'è di mezzo l'Avis, diciamo tutti noi, anche noi che andiamo a intervistare o partecipiamo come media, siamo in una botte di ferro con l'Avis, perché abbiamo l'organizzazione, abbiamo la presenza massiccia e abbiamo tutto quello che ci serve a disposizione. Anche oggi ne ho avuto la riprova. In bocca al lupo ragazzi e grazie a te. Il futuro che vi arriva. Grazie. Ciao.